parte la gara in questo istante, vedete evidenziato il 3:29:46, primato mondiale di Saïda Ouita, datato 23 agosto 85 a Berlino. Il primato della manifestazione l'ha già ricordato Monetti. Ricordiamo soltanto che Sébastien Coe è stato medaglia d'oro a Mosca 80, ancora titolo olimpico a Los Angeles 84, medaglia d'argento agli europei di Stoccarda dell'86, pluriprimatista mondiale degli 800 nell'81, ha corso in 1:41:73. Poi abbiamo medaglia d'argento alle Olimpiadi di Mosca 80 sugli 800, medaglia d'argento a Los Angeles 84 sempre sugli 800, sulla stessa distanza medaglia di bronzo agli europei di Praga del 78, medaglia d'argento agli europei di Atene dell'82 e poi ancora medaglia d'oro degli 800 agli europei di Stoccarda dell'86. Sébastien Coe nella sua carriera ha stabilito 9 primati del mondo, iniziando dagli 800 per finire al miglio. Attenzione, andiamo con i primi raffronti, passaggio ai 400 metri. 57-67 nel primato di Ouita, passato in 56-8, ritmo buono, elevato. Ritmo elevato, vi ricordo gli atleti in gara, al comando con la maglia verde dell'Asia abbiamo Shigechi Nakayama, segue l'atleta dell'Oceania Tin Polen, poi vedete Sébastien Coe con il numero 955, al suo fianco all'esterno con la maglia bianca, anzi un body bianco dell'Europa, il nostro Gennaro di Napoli. Chiude la fila l'atleta dell'America, c'è già qualche rudezza in pista per conquistare la posizione migliore che è sempre la corda. Ultimo giro in 61-01. 1:58:68 agli 800 metri, il ritmo è calato, sono 5 secondi sopra il passaggio del limite mondiale, perché non parliamo più di tempi. Tempi no, ma anche dal punto di vista tattico siamo leggermente preoccupati per la gara del nostro Jenny di Napoli, che si è fatto risucchiare dal gruppone. Lo vedete il gruppo, davanti c'è il concorrente asiatico Nakayama, poi c'è Coe affiancato a Polen, poi il concorrente dell'Africa, il somalo Abdibile, di Napoli è subito dietro, ora riconquista la posizione sui talloni di Abdibile, vedete alla corda il concorrente dell'Oceania che ha qualche problema con il tedesco dell'Est. Siamo alla campana, ultimi 350 metri, si va alla volata, Sébastien Coe, Abdibile, Jenny di Napoli in terza posizione, contrastato, però pare che di Napoli non abbia più la benzina necessaria a rispondere all'allungo di Sébastien Coe, di Abdibile soprattutto. E infatti Bile sembra voler fare la gara su Coe, Bile si preannuncia il capofila dell'anno, ma Coe reagisce, interviene Erol al quarto posto di Napoli, gara serrata. Vince Bile, ma Erol va a insidiare il secondo posto di Sébastien Coe, attenzione, Bile, Erol, Coe quarto di Napoli. Coe. Anzi no, secondo Coe al secondo posto. Allora, Abdibile primo, lo vedete salutare, soddisfatto, il tempo non è granché, ma sapeva 3:35:57, secondo posto di un niente per Sébastien Coe, terzo posto per Erol, quarto il nostro Gennaro di Napoli.